quindi parli di te, la faccia mia, però è fuori se tratta la salute. Presidente, io penso che io, questa breve esperienza, non so, 18-10, ma voglio ringraziare il segretario comunale, penso che con lui abbiamo fatto due consigli. Da quanto tempo? Pochissimo tempo, dai miei amici. Poi è stato un caso che ci siamo rivisti, parlo con terza persona, e per la verità lui in un momento non aveva nemmeno accettato, era no. Poi un incontro così per caso, sono istitutore della pensione, devo pregare, e devo dire, anche se brevissima, veramente è nata, a parte un'amicizia, ma anche una cordialità, anche se ci potremmo amministrativo, con il consiglio, come il perdetto, e quindi io ti volevo pubblicamente ringraziare per quello che hai fatto, per quel po' che prego, invitandoti sempre, però anche già solo a prendere il caffè, questa è una messa che tu non hai già fatto, volevo dire solamente questo, ringraziare il segretario Sergio Giannini, perché effettivamente c'è stato un ottimo rapporto. Io una parola di pure io, perché se la è vero che il sindaco non ci siamo usciti nel caso, però devo dire la verità, che mi sono trovato benissimo per questi due mesi. Peccato che non possiamo andare avanti, è una figura. Tutti e due. Grazie, voglio informare l'intera consiglio che proprio stamattina, ho firmato il decreto di nomina del dottor Cosimo Francesca a segretario comunale di Solvaco. Lui è originario di Campoli, viene dalla regione Molise, attualmente, andando in una loro autorizzazione, e quindi è quasi sicuramente il segretario che verrà con decorrenza 1 agosto. Lo divideremo, quindi dovremo fare un altro consiglio d'agosto, lo anticipo, per la convenzione con il comune di San Salvatore del Sino. Per la verità faremo per i primi tempi una cosa che vi anticipo, perché ho parlato con il sito di San Salvatore, anziché di fare 50-50 faremo 24, 15, ma no. Quindi andremo anche a risparmiare per l'informazione. Per l'informazione, quello che è stato fatto.